doveva succedere che anche in questo canale ci fosse qualche vlog. E questo è il primo vlog che vi faccio. Siamo nella Plasma House, nel Plasmaverse, possiamo chiamarlo in mille modi, e questo è il mio primo vlog di sempre. Perciò, come diciamo anche nei video YouTube, sigla. Qui siamo nel bellissimo limbo e la fatalità ha voluto che oggi avesse piovuto un po' più del solito. Infatti ho pulito un po' alla bene meglio. E già che ci sono, prima di far partire questo vlog, vi faccio vedere anche un po' qua dietro. E che delirio, guarda che casino che ci abbiamo qui adesso. Dove teniamo il nostro podcast e dove probabilmente farò questo primo vlog. Preso da sedermi, tazza giusta, pretty much. Ok, non ho mai fatto un vlog, prima volta, proviamo, vediamo che cosa ne viene fuori, anche perché ho un po' di cose di cui parlarvi, in quanto sono fresco di IBC ad Amsterdam. Ho visto un sacco di cose, abbiamo fatto un po' di networking, abbiamo fatto un po' un giro sia per i nostri clienti che in generale anche per vedere amici e soprattutto per incontrare dei brand che già da un po', come dire, non solo collaboravano con noi come Plasma, ma collaboravano anche con me privatamente da tempo, tra cui anche soprattutto Blackmagic. Questo primo vlog vi parlo un po' dell'esperienza di DC, se siete filmmaker, che può essere una cosa molto interessante secondo me da fare anche proprio come esperienza di vita. Poi vi parlo di che cosa ho fatto io lì, che cosa è successo e anche il perché di questa caption, di questo video vlog, del fatto che ho regalato un Flanders, se voi direte in che senso. Allora niente, sono partito venerdì, lo scorso venerdì, proprio in tutta fretta per fare sabato e domenica, due giorni, in quale avevo un po' di appuntamenti in giro. In realtà con alcune realtà ho voluto proprio fare touch base direttamente quello stesso giorno in cui sarei arrivato. Il mio intento principale era intanto concretizzare tanti rapporti con persone che conosco e con brand appunto con cui collaboro, quindi vederli dal vivo, effettivamente appunto mettere quel ponte umano che è sempre assolutamente una cosa essenziale secondo me nelle partnership di qualsiasi tipo, e poi trovare dei brand partner per Plasma, per cose che non vi sto a dire. Dico solo che ci stiamo muovendo comunque nel percorso masterclass prodotti digitali, prodotti fisici sono il prossimo step, quindi anche lì ho iniziato a seminare, a capire un po' di cose e a concretizzare appunto questi discorsi con un po' di brand in giro. Com'è andata? Sono atterrato la mattina prestissimo, sono entrato, ho fatto i miei giri e ho finalmente appunto avuto piacere di incontrare Catherine DeVires, Darren Mostyn, tutto il team diciamo di Blackmagic che conosco da tempo, oltre a tanti creator, tra cui tra i vari italiani ho incontrato Kaffa, con Simone Cioè ci siamo visti per la prima volta e anche con Ema, ho incontrato Brady Bassetti, ho incontrato Ryan Connolly e Josh Connolly di Film Riot, tutto il team di Aputure, insomma tutto un pool diciamo di creator realtà interessanti che è stato veramente figo incontrare per la prima volta. Non sto adesso a dirti tutti i brand in cui sono andato, che cosa ho fatto, anche perché non ci interessa in questo vlog. Ti dico giusto una cosa riguardo Blackmagic, che sicuramente è il punto più interessante, è il fatto che partirà qualcosa di molto interessante, non dico di più, e ci sono tante cose appunto che si inizieranno a muovere, non posso dire altro all'effettivo ad oggi. E quindi dopo aver fatto la prima giornata, la sera c'era il Colorist Mixer. Il Colorist Mixer è questo evento dove tu puoi andare, berti la tua birra, se vuoi cenare e comunque fare networking, e volendo appunto, aggiungendo qualcosina di più, puoi decidere se partecipare alla raffola, all'estrazione dei premi. L'estrazione dei premi che può essere appunto dalla borraccia di un brand, all'Aces Box dove dentro c'era un pacco di popcorn e dei gadget, a varie cose fino a un Flanders. Insomma, nella raffola ho preso tre biglietti dell'estrazione, diciamo, da lotteria. Parte sostanzialmente l'estrazione del primo a cui ero interessato. La ruota gira, il mio nome, pam, si ferma prima del vincitore. È un colorist italiano, anzi era un VFX artist di Genova, adesso non mi ricordo il suo nome purtroppo, ce l'ho nei miei biglietti da visita. Poi sono quelle cose, no, che ti fai la serata, ti bevi delle gran birre insieme e dici porca miseria, simpatico quello, non mi ricordi il suo nome, perdonami, vabbè. E mi fa: hai preso palo, quindi il prossimo è tuo. Vanno avanti i premi, perché erano tanti premi, vanno avanti, arrivano al secondo premio a cui ero interessato, che era la mystery box appunto Aces, non si sapeva cosa c'era dentro, e so del pacco di questo pacco di popcorn che c'era dentro e qualcos'altro, perché poi chi l'ha vinto non lo voleva aprire lì, ma ha detto sento solo dei popcorn, vabbè. E anche qui stessa cosa, gira e il mio nome si ferma poco prima del vincitore, e sempre quel ragazzo di prima mi fa palo due volte, terzo gol. Terzo era Lezzo, ma Lezzo tutti avevano messo
messo l'estrazione su quel tipo di vincita e arriva praticamente all'ultima vincita che era il Flanders. Io ci penso e dico, beh, un Flanders 16 pollici, se mi ricordo vi dico anche il nome del modello, monitor da 4500 euro giù di lì, comunque ho detto, beh, tra una roba e l'altra è anche molto simile a quello che ho io, non è prettamente utile per me, e gli faccio, guarda, se capita io comunque lo do a un'altra persona. Fatto sta che gira la ruota, esco io, Filippo Cinotti, granululato, perché tutto un casino della Madonna. Perché? Perché tra tutti, adesso perché io non lo sapesse, io il 27 faccio una masterclass per Black Magic dove parlo proprio dell'alluvione, del fatto che abbiamo perso tutto, eccetera eccetera, di come abbiamo rifatto lo studio, e il core topic è rifare uno studio da zero. Quindi un po' di tutte quelle persone che mi conoscevano lì, tanti mi avevano conosciuto anche per quello che era successo, tanti mi conoscevano per questo evento, quindi nel presentarmi mi hanno detto, non sapevo di questa cosa, ora che la so, dai, sarà interessante sentire la tua storia. Ma in mezzo c'erano dei soggetti come Dado Valenti, che ho incontrato per la prima volta dal vivo, che mi ha abbracciato, ci siamo, come dire, conosciuti e in ambito umano visti per la prima volta, Catherine di Black Magic, cioè che loro hanno anche vissuto quel momento dell'alluvione quando effettivamente abbiamo perso tutto. E quindi io penso che loro, nel vedere che ho vinto questo Flanders, abbiano detto, guarda un po' la rivalsa, no, di la vincita, e un qualcosa che sicuramente gli farà comodo. Io ero un po' imbarazzato la situazione, così ho detto, spin it again, giratela ancora, perché sentivo che era la cosa giusta da fare. E tutti mi hanno detto, ma sei sicuro? E ho detto, sì, fatelo. E niente, l'ha vinto sostanzialmente questo ragazzo, di cui ancora adesso non ricordo il nome. E poi dopo chiesi con Catherine chi era, mi disse che era un ragazzo che ha iniziato a colorare da poco, e io sono contentissimo di questa cosa, anche perché uno potrebbe dire, come hanno detto tanti miei amici, soci, colleghi, eccetera eccetera, beh, potevi venderlo, potevi farci qualcos'altro, però mi sono sentito bene nel fatto di averlo dato a qualcuno che sta iniziando, come dire, adesso. Per me era la cosa giusta, nel caso fatemi sapere voi cosa ne pensate. E qui da questo colorist mixer poi è stato figo fare networking, vedere appunto tutte queste persone, incontrare per la prima volta grandi professionisti, tra cui appunto soprattutto Darren, che è ancora più un grande dal vivo, simpaticissimo, e un'opportunità di networking molto 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 figa. La domenica l'ho passata poi appunto parlando sia con vecchi brand che incontrando appunto nuove realtà, e sostanzialmente la domenica sera è finita con il party di Black Magic, dei Master Trainer, e poi sono tornato proprio direttamente a casa, sono fresco di vlog a raccontarvi questo. Di tutto ciò, perché andare all'IBC per un filmmaker? Intanto la cosa figa dell'IBC è il fatto che ci sono tutte, ma dico tutte, le novità che puoi trovare sul mercato. Esce un emittente nuovo, uno stativo nuovo, cioè tutto, dalle camere alle emittenti, ai modificatori, cioè trovi tutto, anche dagli adattatori per dire per il telefono, qualsiasi cosa. E quindi mettendomi anche nei panni di un filmmaker, ho detto, cazzo, voglio parlarne un attimo di questa cosa perché è molto interessante. Tra l'altro un evento con 14 padiglioni, ogni padiglione, fate conto che secondo me è grande come un padiglione delle fiere di Milano, per chi di voi è pratico quando fanno, non so, tipo le Games Week, piuttosto che proprio le classiche, i padiglioni da fiera. Ecco, erano 14 di quelli, pienissimi di realtà, da chi era indipendente, faceva magari i film scan per le pellicole, a chi aveva soluzioni per servizi di streaming. È chiaramente una fiera broadcast centrica, però c'era veramente di tutto, da soluzioni per il filmmaker a chi faceva le smoke machine portatili. Quindi è stato veramente veramente figo, e io dico, ve lo consiglio proprio come fiera, anche se non andate lì in ambito imprenditoriale, quale magari ero io, nel senso che sono andato lì chiaramente sul lato plasma per fare imprenditoria, per quello che è l'interesse appunto commerciale, e sul lato personale da Filippo per incontrare vari brand, varie realtà con cui magari appunto già ho dei rapporti, che volevo però appunto incontrare dal vivo per la prima volta. Sono poi tornato a casa appunto ieri, mi sono messo a registrare nel setup podcast l'aggiornamento di Professional Colorist Masterclass e Color Grading for Filmmakers, che tra l'altro vedrete nel brevissimo insieme ad altre novità. E come ho annunciato appunto direttamente nei nostri canali Telegram e direttamente anche qui su Instagram, nel brevissimo partono anche delle collaborazioni con altri creator che non solo faranno corsi con noi, per noi, ma che collaboreranno in varie forme. Ecco, qua sta succedendo invece una di quelle cose che mi manda sempre di più in paranoia: la pioggia. Io questa cosa non l'ho mai superata dall'alluvione, ma è così, piove, è la vita. Detto ciò, ragazzi, un primo vlog volante, un po' perché non c'era possibilità di fare un video YouTube per questa settimana e un po' perché voglio anche sperimentare questo format. Fatemi sapere se volete avere sul canale queste tipologie di vlog molto molto volanti, molto
sbarazzini, l'ho fatto proprio con l'iPhone così al volo, e fatemi sapere se è un tipo di cosa che volete vedere più spesso. In ogni caso venerdì prossimo tornano i classici video YouTube, nel mentre se vedrò che questo è un tipo di format che vi piace lo porterò avanti. Per il resto, delivering the future, e speriamo che questo maltempo cessi presto. Ciao!